Nel cambiamento del luogo da paese di pescatori a paese turistico, naturalmente il progetto Natura Arte, io l'ho trovato che funzioni perfettamente in questo passaggio, perché valorizza proprio il futuro ed è un motivo di più, secondo me, per avere un'altra cosa da offrire, da proporre al turista che arriva e che cercherà anche di collegarsi a quello che è la memoria del paese, la propria storia, di trovare delle cose con cui confrontarsi, da guardare, delle poesie da leggere. Io credo che sia fondamentale per un paese turistico invogliare all'approfondimento, un turismo che voglia approfondire, voglia creare un legame col posto, voglia approfondire una maggiore curiosità e una maggiore conoscenza di un luogo. È quello di cui io credo noi abbiamo bisogno. E nella storia della costiera c'è sempre stato questo elemento di essere capace di attrarre un certo tipo di persone che erano più motivate dalla bellezza. Per questo è stata sempre storicamente un luogo dove venivano a vivere i pittori russi o i tedeschi o i ballerini, appunto, russi sull'Isola dei Galli. Veniva Massin, veniva Nureyev, c'è stato Picasso, ma insomma, voglio dire, la costiera ha sempre attratto un certo tipo di persone, proprio perché era un posto di qualità, di bellezza, e non era un posto di massa.